Amici della pagina di Facebook, buongiorno. Dopo l'acquazzone di ieri è tornato il sole a San Gregorio Magno, sede del ritiro della Regina 1914. Oggi allenamento alle ore 10 per la compagine Amaranto e nel pomeriggio la prima amichevole in famiglia alle ore 17. È arrivato invece nella giornata di ieri qui in ritiro, parliamo di Marco Curto, il difensore centrale cresciuto nel giovanili nel Milan, nello scorso anno nell'Empoli. Solamente problemi burocratici non hanno permesso che il giocatore fosse qui nei giorni scorsi. Ieri sera le visite mediche insieme al dottore Pasquale Favasuli e questa mattina subito a disposizione dello staff tecnico. Intanto in ritiro è arrivato anche il consigliere d'amministrazione Giuseppe Paticò insieme al responsabile del settore giovanile Emanuele Belardi. È stato uno dei migliori giovani dello scorso campionato nonostante la brutta stagione dell'Agragas, Gaetano Navas. Lo ascoltiamo ai nostri microfoni. Gaetano Navas, intanto benvenuto a Reggio Calabria. Come hai saputo del tuo approdo alla Regina? L'ho saputo subito appena ho smesso quasi il campionato, che il direttore mi ha voluto fortemente e quindi non ho aspettato altro che accettare subito questa chiamata e venire qui a Reggio. 67 presenze, lo scorso anno per te è stato un campionato difficile con l'Agragas, che momento hai vissuto dal tuo punto di vista? Sì, è stato un momento difficile, come tutti sappiamo vengo da una retrocessione molto brutta che segna tanto la carriera di un calciatore. La Regina, che gruppo hai trovato? Ho trovato veramente un grande gruppo e poche volte ho trovato un gruppo così unito già dall'inizio e siamo tutti bravi ragazzi e quindi cerchiamo di dare il massimo sempre e comunque fino alla fine. Tu hai già giocato all'Oreste Granillo, hai visto quello che sono i tifosi della Regina e i veterani ti stanno trasmettendo qual è il valore di questa maglia? Sì, il valore di questa maglia me lo stanno trasmettendo giorno dopo giorno e io cerco sempre di dare il massimo come ho sempre fatto dove sono andato. E ho giocato già lo scorso anno e veramente è una bella emozione entrare in quello stadio e vedere il pubblico che acclama il nome oppure gli applausi del pubblico.